Questo è un periodo molto evidente dove le web star mostrano la propria dedizione alla letteratura, proponendo al popolo del web le proprie opere. Esempi come Sebastian Garizzini, Lorenzo Stuni, Narte Fabigei, Greta Menchi, il vostro caro Dexter e chi più ne ha più ne metta, in quest'ultimo periodo hanno pubblicato i loro primi libri. Speriamo anche ultimi, ovviamente, io aggiungerei. Hanno fatto un libro, quindi io direi di analizzare questa frase: hanno fatto un libro. Stiamo parlando di ragazzi che vanno dai 19 ai 25 anni, circa in questa fascia, che hanno smesso molto probabilmente gli studi prima del previsto per dedicarsi completamente a YouTube, dato che hanno riscontrato in esso un lavoro. Ora, partendo da ciò, non possiamo dire che è gente, o almeno io non posso permettermelo di dire che è gente che non sa scrivere. Ma sono sicuro che se io avessi scritto un libro non avrei ottenuto nemmeno il loro 1% di vendite. In conclusione, sono dei ragazzi che hanno sfruttato la propria popolarità del web per pubblicare un libro, probabilmente per instaurare un rapporto più terreno che va oltre a quello virtuale di YouTube e dei semplici video con i loro fans. Ma un altro aspetto molto simpatico della frase "hanno fatto un libro" è proprio questo fare il libro. Attenzione, perché io sento spesso gente che: ah, queste web star che scrivono ora libri. No, ragazzi, attenzione, non sono stati loro a scriverlo i libri. Ho scritto anche io un libro, ve lo vorrei proporre. E vi faccio vedere prima il segnalibro. La vita di uno youtuber ha salito dalla fama. Eh sì, perché anche io ho scritto il mio libro. Vorrei ora proporlo a voi. Costa solamente 14,99 euro, pochissimo. Papà, sono diventato una web star. Se sapete di cosa sto parlando, ovviamente questo è un libro parodia di quello di Sebastian Garizzini, dove scrive: mamma, sono diventato una web star. Sebastian Garizzini, una persona che è nata per fare i video selfie cantati sulla gente, ha scritto un libro, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? E la gente che scrive che hanno scritto un libro, non è così. Quelle web star non hanno scritto il libro. Attenzione, la Mondadori ha giocato un pochino sporco. È ovvio che un'azienda punta al guadagno, ma questo è un guadagno sicuro troppo evidente. Prendere, chiamare delle web star che hanno più di 1 milione di seguaci e dirle: ehi, siamo disponibili per scriverti un libro, vieni. Ovviamente c'è un colloquio tra le web star, le persone, e i giornalisti, e gli scrittori, forse anche i psicologi, per poi trarre delle conclusioni scrivendo un libro. Ma attenzione, non l'hanno scritto loro, non mi fate più sentire questa frase. Mi agito un pochino quando sento queste cose, perché sono veramente assurde, signori. Quasi nemmeno gli autori contemporanei scrivono autonomamente un libro. Pensiamo a un ragazzo di 16 anni che non ha studiato perché ha abbandonato gli studi, magari nemmeno arrivando in quinto liceo. No, non mi fate parlare, per favore. No. Ovviamente il mio libro è finto. Questa è una rubrica, mi sembra, dell'inglese italiano, dove io scrivevo quando avevo un'età molto precedente a questa dei 17 anni. Evening uguale sera. Ok? Laptop uguale computer portatile. Lei apparecchiare. Once a week, una volta a settimana. Ragazzi, ci siamo, eh? Questa parodia sarà fatta veramente bene a me. Mi congratulo da solo. Questo libro assomiglia molto a loro. Guardate la copertina, sfoderabile. Questa è una cosa fatta su Photoshop, molto semplicemente. Davide De Vito, il mio nome dell'autore, e attenzione, Mondadori! Importantissimo, Mondadori. Ora, si sentono tante critiche. Anche io sto il 50% criticando. Ma cerchiamo di ragionare ora, perché la rabbia mi viene, ma non perché rosico. Oddio, in parte sì, perché anche io vorrei fare un libro, e ovviamente scrivere un libro è, penso, un obiettivo che ci accomuna un po' tutti, no? Ma voi mettete la possibilità di scrivere un libro a un ragazzo di 16 anni, gratis, e in più con la sicurezza di un guadagno? Ragazzi, ma che volete che vi dica? È ovvio che vi risponda di sì.
E infatti questi sono i risultati. Tantissimi libri fatti da tante web star. Io adesso li chiamo web star, ma sono Facebook star, youtubers, non so. Sono comunque persone che sono nate dal web facendo video con alcuni di qualità, per esempio il vostro caro Dexter, altri invece tipo Sebastian Garizzini, che io questa cosa qui non me la spiego, nato facendo i selfie con la gente a cantare sulla gente. Oh, ma di che stiamo a parlare, raga? La letteratura non è questa. Ragazzi che acquistano i loro libri è solo perché sono mentalmente uniti al proprio idolo, e quindi se il proprio idolo scrive un libro lo comprano senza pensarci due volte. Ora però ti pongo la domanda che hanno posto probabilmente a quelle web star, te la pongo a te, sì, proprio a te, mi metto al centro. Ti propongo di scrivere un libro, non tu ovviamente, con una possibilità di guadagno pari al 90%, su una storia da te inventata o sulla tua biografia. Accetti? Penso proprio di sì. Signori, penso proprio di sì. Quindi noi che critichiamo tanto, pensiamo, proviamo ad immergerci nel loro pensiero in quel momento, no? È normale. Forse la Mondadori ha giocato un po' sporco, muovendo questa pedina troppo visibile a noi comuni mortali.